buon compleanno. La scuola può fare e fa tanto, può fare tanto anche con le piccole cose, con il rispetto delle piccole regole. Le piccole regole sono quelle della quotidianità che poi ti aiutano ad operare nel rispetto della legalità. Significa venire ogni giorno a scuola, essere puntuali, fare il proprio dovere, partecipare. E già questo ti aiuta a capire che legalità è bello. È importantissima la presenza dei ragazzi perché il consigliere, ripeto, ormai lo sappiamo benissimo, che il consigliere credeva tanto nel rapporto con i ragazzi, rapportarsi con i ragazzi e cominciare dalle scuole è molto importante, quindi la presenza di tutte queste ragazze veramente mi commuove, mi emoziona un pochettino perché il consigliere se lo meritava. Per noi è un onore essere presenti oggi a questa manifestazione che ha visto i nostri ragazzi impegnati nel progetto della prevenzione del bullismo e il cyberbullismo, e come scuola, agenzia formativa ed educativa cerchiamo di portare sempre in alto i valori della legalità grazie appunto a dei progetti e all'impegno continuo delle istituzioni scolastiche e anche del territorio. Io voglio parlare proprio di Rocco Chinnici, che era un uomo, un essere umano, perché la mia preoccupazione alle volte è che questi uomini vengano trasformati nella mente dei ragazzi in statue, in monumenti, in targhe commemorative. Invece Rocco Chinnici era un uomo che traboccava di umanità, un uomo che credeva profondamente nello Stato e nel rapporto con gli altri esseri umani. Quindi se avrò l'opportunità trasmetterò a loro questo messaggio. Noi facciamo male alla mafia, come diciamo sempre ai nostri ragazzi, ma ce lo diciamo noi adulti, con una semplice parola. Può sembrare semplice, ma racchiude in sé tutta la sua forza: cittadinanza attiva, diritti e doveri. Noi educhiamo alla legalità perché i nostri ragazzi crescano attraverso quello che è il buon insegnamento dei diritti e dei doveri. E mi lasci dire, colgo l'occasione per dire a tutti i nostri amici che anche quest'anno celebreremo la quarta edizione della giornata della legalità. Oggi sarebbe il 93° compleanno di papà, il 19 gennaio, e è un bel regalo che Misilmeri gli fa, quello di riempire la piazza di ragazzi, di giovani. Papà si rivolgeva particolarmente ai ragazzi, anzi diciamo un po' iniziato questa stagione di dialogo tra le istituzioni e il mondo giovanile. E il mondo giovanile è quello che in questi anni ha sviluppato maggiormente gli anticorpi contro la mafia, contro la criminalità organizzata, che è comunque ancora molto presente e ancora condiziona in modo importante la società siciliana, le dinamiche sociali, quelle in particolare dell'economia, dell'imprenditoria. È un percorso che dobbiamo continuare. Oggi noi siamo particolarmente felici di questa giornata. Il 19 gennaio per noi è un giorno importante, un giorno che non vogliamo far passare inosservato, che deve essere ricordato, la memoria. Dicevate bene, la memoria, un momento in cui i cittadini non debbono dimenticare l'impegno costante non soltanto del nostro caro amato concittadino Rocco Chinnici, ma l'impegno costante che la società civile giornalmente portava avanti contro l'illegalità. Ho avuto l'onore di occuparmi di Rocco Chinnici come di tanti altri importanti e valorosi cittadini, concittadini caduti per mano mafiosa, nel ruolo di vicepresidente vicario della Commissione regionale antimafia insieme a Nello Musumeci. Adesso la nostra opera è quella di governo, un governo che vuole segnare per la Sicilia un cambio di passo, ma non a parole, bensì a fatti, e quindi un assessorato sotto questo profilo strategico come quello che ho l'onore di gestire io creda che sia fondamentale per dare una risposta esterna di trasparenza, di legalità, di concretezza, perché dobbiamo dare tante risposte ai cittadini siciliani che hanno molte speranze e che negli anni scorsi sono stati delusi.